Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli e Vita. Il video di oggi vi porto una guida pratica per calcolare i macronutrienti che state ingerendo. Non è per fare il calcolo del fabbisogno calorico giornaliero, se avete bisogno di calcolare i vostri macronutrienti o le calorie trovate il mio calcolatore in descrizione che è basato sulla formula di Cash-McCardle che è una delle più usate nel mondo scientifico. Inserendo il vostro peso vi aiuta a stimare le vostre calorie di fabbisogno giornaliero per mantenere il vostro corpo e vi calcola pure le calorie che avete bisogno se volete fare un deficit aggressivo oppure se volete mettere su un po' di peso e quindi questo è un surplus calorico. Ovviamente è una stima, quindi non vuol dire che se voi inserite il peso esce i numeri, se voi seguite i numeri 100% sicuro funziona. No, perché comunque ci stanno delle variazioni per ogni singolo individuo, quindi per te potrebbe essere un attimino diverso. Quello che è una formula teorica, un punto di partenza, tu poi prendi quei numeri, li applichi in pratica per 7 giorni, se vedi che in realtà non funziona come dovrebbe, aumenti o diminuisci le calorie per trovare appunto il tuo fabbisogno calorico e fin quando non raggiungi appunto il tuo obiettivo. Però è un ottimo punto di partenza, ma non sarà l'argomento di questo video. Trovate il calcolatore in descrizione. Oggi voglio far vedere proprio dal punto di vista pratico come faccio io a calcolare i miei macronutrienti quando mangio fuori, quando mangio a casa, eccetera, eccetera. Come si fa? Perché c'è tanta confusione da gente che magari ha questa paura iniziale, dice: "Oh, Madonna, cioè è difficilissimo, mi serve questo, mi serve l'altro, mi serve, come faccio, eh?" Vi spiego tutto in questa guida pratica oggi. Prima di tutto mettiamo le cose in chiaro, esistono due cose. La prima è stimare i macronutrienti. Stimare vuol dire non essere 100% accurati e questo succede magari se mangiate fuori al ristorante che non sapete il cuoco quanta olio ci ha messo nella pasta, se ha aggiunto un po' di formaggio per un po' di sapore, eccetera, eccetera. Quindi non potete essere 100% sicuri e questo vuol dire fare una stima delle calorie e dei macronutrienti. Va bene se state in un periodo di presa di massa perché state mangiando un pochino di più e non è troppo importante se andate un attimino oltre o se mangiate un attimino di meno perché comunque a lungo termine queste fluttuazioni si stabilizzano, quindi se voi state in una fase di massa, io ad esempio stimo molto spesso, anche quando mangio fuori, stimo i macronutrienti. La seconda distinzione è invece proprio tracciare accuratamente i macronutrienti e questo io lo consiglio soprattutto se state in fase di definizione dove veramente dovete stare attento a tutto quello che mettete nel vostro corpo, le salse, l'olio, dovete contare tutto perché se non siete al 100%, comunque al 99% sicuri di quanto state mettendo nel vostro corpo in termini di calorie e macronutrienti, non potete essere sicuri di raggiungere il vostro obiettivo nel minor tempo possibile. Quindi ho fatto questa due distinzioni: una cosa è stimare, che vuol dire non essere 100% sicuri, e l'altra cosa è tracciare accuratamente, che più o meno al 99% siete sicuri di essere accurati. Allora, cosa faccio io per tracciare quando sono in definizione nel modo più appunto specifico e preciso e accurato possibile? Mi servono due cose. La prima è una bilancia da cucina. Semplicemente qua, questa l'ho comprata a 10 euro su Amazon. Se vi può interessare, link in descrizione. Funziona benissimo. La accendi così, basta che puoi decidere se fai grammi, milligrammi, eccetera, eccetera, e puoi azzerare. Quindi, se ci metti un piatto e poi ci metti la pasta sopra, tu dopo che hai messo il piatto puoi riazzerare. Per quale motivo ci serve la bilancia? Perché tu con la bilancia magari tu ti puoi fare un po' di pasta, basta che prendi la pasta, la metti nel piatto e pesi quanta pasta stai mangiando. Io ad esempio quando faccio delle schede alimentari dico 150 grammi di pasta. In questo modo tu con la bilancia alla cucina sei 100% accurato e sai esattamente quanto stai ingerendo. Quindi, che cos'altro puoi fare se vuoi essere 100% sicuro dei macronutrienti? Tu, in ogni scatola che compri, in ogni cibo confezionato, vedrai che qua dietro c'è la tabella di informazioni nutrizionali. Ad esempio, per questo dice che per 100 grammi ci sono 355 calorie, 13 grammi di proteine, 65 grammi di carboidrati e 2,5 grammi di grassi. Quindi voi avete pesato usando una bilancia che è molto accurata. Siete poi andati a vedere sulla confezione direttamente che questi dovrebbero essere più o meno 5% dal valore che è effettivo. Cosa fate? Andate poi sul vostro telefono e aprite la vostra applicazione. Io ad esempio uso MyNetDiary, metto qua sotto, ma molti di voi utilizzano MyFitnessPal. Non seguite i numeri che dicono queste applicazioni perché sono stati fatti appunto diversi studi e sono anche errati quello che ti dice l'applicazione di 20%, quindi 20% cambia tutto, cioè è da deficit a mantenimento a surplus. Quindi segui i numeri che ti do io, non seguire quello che dice
l'applicazione, ma cosa faccio? Vado sull'applicazione e posso fare due cose: o posso scannerizzare direttamente il codice a barre di qualsiasi confezione, oppure posso cercare se qualcuno ha già magari inserito nel database proprio questo. Basta che cerchi magari spaghetti numero 5 integrale Barilla, magari qualcuno ha già fatto una foto e ha già inserito i valori nutrizionali, e poi facendo così ci aggiungo esattamente il peso. L'applicazione calcola calorie e macro a seconda del cibo che è inserito, dei valori nutrizionali che stanno nel database, e così ti riporta calorie e macronutrienti. Questo è un modo per farlo più accuratamente possibile. Se volete essere in definizione, volete fare tutto rapidamente, è questo che vi consiglio: investite 10 euro in una bilancia e qualsiasi cosa che mangiate lo mettete nella bilancia. Se comprate un cibo sfuso, ad esempio magari non c'è la confezione, quindi non avete i valori nutrizionali, o ricercate nell'applicazione e cercate un cibo simile, ad esempio se andate a comprarvi, che ne so, il filetto di manzo, nell'applicazione scrivete filetto di manzo e vedete quello che vi esce. Seconda cosa, potete andare su Google e scrivere filetto di manzo, calorie e macronutrienti. Terza cosa, in realtà c'è un database italiano di calorie che vi lascio anche qua il link qui sotto, che potete cercare tutto e trovare tutto, e è specifico per noi in Italia. Questo è il modo per essere abbastanza accurato. Metti, cosa succede se tu sei in surplus calorico, non ti piglia, che ne so, non ti piglia di contare accuratamente le calorie e i macronutrienti, non ne hai veramente bisogno perché non stai in definizione, mangi spesso fuori, come fai a facilitare il tutto? Non devo per forza di cose andare a usare la bilancia e misurare tutto. Posso semplicemente, dato che tutta la confezione sono 500 grammi, io faccio una manciata più o meno metà confezione. Metti che faccio la pasta sia oggi che domani, io so che comunque ho quindi colpito 500 grammi di questa pasta. Questo è un modo per farlo. Secondo modo, metti che esci al ristorante, prendi qualcosa e non sai esattamente gli ingredienti, non puoi pesare, non è che puoi andare dal cuoco in cucina e fare tieni a bilancia, dimmi esattamente quanto hai messo. Cioè, potresti, ma secondo me non è voglia, il surplus calorico o comunque il mantenimento non c'è bisogno, non devi essere così preciso. Basta che quello che puoi fare è vai sull'applicazione e cerchi un piatto che è molto simile al piatto che hai mangiato te. Metti che tu vai, che ne so, al pub o al bar e ti mangi un hamburger con delle patatine fritte. Non sai esattamente se quell'hamburger è 5% grassi, 10%, non sai tutte queste cose. Cosa faccio io? Vado nell'applicazione e cerco magari un hamburger che penso possa rappresentare quello che ho mangiato io. Ad esempio, mi trovo l'hamburger di McDonald's, che di solito è abbastanza grasso, contiene tutte le cose peggiori, quindi non è esattamente quello che ho mangiato io, ma mi dà una stima. Questo vuol dire stimare se hai più o meno 150 calorie, più o meno 10 grammi a ogni macro. Ma va bene comunque, ragazzi, la cosa importante è la costanza e non è la perfezione. Se un giorno state un pochino fuori non importa, perché a lungo termine le fluttuazioni, comunque se tu rimani costanti, diminuiscono molto e si cancellano a lungo termine. Quindi questo è quello che faccio io se devo stimare al ristorante. Che ne so, mangio un piatto di pasta, so che mi sono preso la carbonara, quindi ci saranno delle uova, del formaggio, della pancetta, non so esattamente quanti ne ha messi. Posso provare a stimare, più tempo dedico a stimare le porzioni e più vedrai che diventerà facile, cioè lo integrerai nel tuo stile di vita, diventi più abituato, sei anche più esperto e quindi sai, ok, io penso che ha messo qua 100 grammi di pancetta, penso che ha aggiunto 3 uova, no. Quindi puoi anche inserire nell'applicazione gli ingredienti singoli e addizionarli tutti su. Ovviamente se mangi al ristorante proverei a includere un po' di olio, perché sapete, usano l'olio perché fa rendere il cibo più gustoso. Quindi questa è un'altra cosa chiave: se voi andate al ristorante molto probabilmente dovete aggiungere almeno 10 grammi di grassi che vengono dall'olio che viene utilizzato per la cottura. Penso che questo sia tutto e vi ho detto tutto, quindi fate questa distinzione: stimare quando siete in mantenimento, surplus oppure o comunque non state in periodo di definizione va benissimo, è molto flessibile, vi permette di fare tutto all'interno della vostra vita, di mangiare fuori con gli amici eccetera eccetera. Basta usate l'applicazione e cercate dei cibi simili, dei piatti simili, con dei pesi simili a quello che pensate che voi avete mangiato. Se state invece in definizione, vi consiglio veramente una bilancia elettronica o digitale da cucina. Leggete dietro la confezione esattamente i macronutrienti, oppure scannerizzate il tutto nell'applicazione qua dietro, così che vi appare, inserite il peso, pesate tutto, fai tutto precisamente. Questa è la piccola guida di oggi per voi, io spero che vi sia piaciuta. Se avete qualsiasi domanda lasciatela nei commenti, che all'inizio rispondo a tutti i commenti
ovviamente se commentate prima sono lì sul video, quindi vi rispondo il prima possibile. Spero di essere stato chiaro, spero che capite che in realtà è un approccio molto flessibile anche facendo così, perché ah sì, devi pesare le cose, c'è l'applicazione, ma non è così male, cioè non è così terribile, è abbastanza semplice da fare e in realtà ci metti veramente 30 secondi, a meno che non c'è un iPhone vecchio come me, allora ci metti 2 minuti, ma vabbè dai. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video, è un pochino diverso dal solito, un pochino più pratico, lasciateci un like, mi aiuta un sacco, veramente, se stai guardando lasciami un like, che voglio diffondere questa dieta flessibile, voglio appunto far vedere alla gente che si può ottenere un buon fisico anche mangiando meno ossessivamente, non solo riso, pollo, broccoli, eh? Lasciatemi un like, vi ringrazio tantissimo del supporto, ci vediamo al prossimo video, ciao!